Ciao Giorgio. Allora, oggi, buongiorno, 17, buonasera. Buongiorno a te. Oggi per la prima volta registriamo a mattino, oggi 17 ottobre. Senti, però prima di cominciare, ho qui una dedica per te e tipi come te. O meglio, è una dedica che dovrebbe essere ad esempio per molti giovani. Io la leggo, è questa. Dice: gioventù e vecchiaia sono soprattutto un atteggiamento del nostro spirito, un'espressione di coraggio, una volontà di agire, una franchezza di sentimenti. Colui che possiede queste qualità resta giovane anche da vecchio, e chi non ce l'ha è già vecchio anche se giovane. Perfetto, mi fa piacere. Io davanti io non mi sento vecchio per niente, proprio. No, ma, no, se c'è qualcosa che no, ma non hai capito, di fuori del mio modo, ma sai perché non mi sento vecchio per niente? Ma lo so benissimo, infatti lo so, e non a caso devi fare la cura all'incontrario. Infatti lo so che non sei appunto, vecchio, sì, sì. Sei obbligato a fare la cura all'incontrario anche tu. Allora voglio dire, io però l'ho dedicato a questo versetto che l'ho preso ieri in un ospedale, appeso a una parete, e ho pensato a te e tipo come te, anche a un mio grande maestro come te, che si chiamava Arturo Denari. Però io questa dedica voglio fare a te, a Arturo Denari che non c'è più, la vorrei fare a Gian Antonio Valli, la vorrei fare a Luciano Garibaldi, a professor Pantano, se permetti, cioè, vi dico voi, cioè quelli che veramente mi avete dato tantissimo. Ecco, tutto qua. Poi c'erano anche gli altri, adesso non posso menzionare tutti. Grazie, però, caro figliuolo. Però sono qui. Ecco, poi una seconda cosa. Ieri abbiamo assistito a una cosa vergognosa, cioè alla sottomissione totale di questo paese, che ormai è veramente a rischio di estinzione e di subire una dittatura della più terribile che nella storia umana sia mai avvenuto, peggio dello stalinismo da stato puro, no, questo voglio dire. E per il resto lasciate ogni commento. Allora guarda, questi pericoli sono, come dire, sono nella storia, questi pericoli non si verificano mai, cioè tu ci capiti dentro, sì, senza che qualcuno l'abbia mai preconizzato, immaginato, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda quello che è avvenuto in questi giorni, io che sono abituato a ragionare in termini di, attenzione, non di complottismo, perché il complottista è colui il quale va cercando tutte le cose, e dopo ne parleremo in un secondo tempo, si attacca a tutto per dimostrare chissà quali linee, quali intrighi, eccetera. E gli intrighi ci sono sempre stati, ci saranno. Così come è chiaro che c'è stato un intrigo, un'operazione chiaramente organizzata, tendente a creare un precedente per i funerali di Priebke. E ti dico subito che io non ci sarei cascato, non sarei mai andato a quei funerali, perché non mi voglio prestare a queste operazioni, e quello che è successo non si saprà mai che cos'è successo. D'altronde l'esponente di spicco tale Pacifici della comunità ebraica di Roma ha ammesso che era a conoscenza anticipata, che ci sarebbe stato, con molto anticipo, che ci sarebbe stato quel funerale e tutto il resto, quindi già l'ha ammesso lui. Per il resto non credo che vada aggiunto qualcosa. Io credo anche che quei tafferugli che ci sono stati, bisogna vedere esattamente chi li ha organizzati e chi erano poi quei ragazzotti che, vestiti da ragazzotti, ma d'altronde, scusami Lotto. Allora, noi sappiamo che in tutte le grandi manifestazioni che ci sono state in Italia, a cominciare da quella di Genova, a un certo punto uscivano fuori questi black bloc. Sì. Ora, chi ragiona? Allora, arrivano sti black bloc, distruggono, rompono, fanno fuoco e spariscono. Ma chi possono essere, se sono agenti segreti, dei servizi segreti mandati in giro in Europa e quant'altro? Quello ci stiamo arrivando. Scusami, a chi li vogliamo prendere per culo qua? Per sapere
per far sì che Pacifici dicesse che sapeva tutto, dove si svolgeva il funerale, eccetera, è perché c'è qualcuno che gliel'ha detto. Quindi anche l'avvocato Giacchini deve stare attento a chi parla. Ma scusa un minuto, ma che gliel'ha detto o che l'ha organizzato prima? No. Assieme a lui. Ti spiego, lui l'ha organizzato, un momento, che l'abbia organizzato prima è evidente che l'hanno organizzato, ma che sapesse dove veniva il funerale è perché qualcuno dentro, attorno all'avvocato Giacchini, gliel'ha detto, mi sembra ovvio. Vabbè, qualche intercettazione diciamo telefonica, vabbè, tu sai che a Roma c'è il Mossad, ascoltami, a Roma c'è una base di Mossad, lo sai, no? Ma c'è dappertutto, no? Vabbè che... Aspetta, non mi fare il complotto. Vedi, il complottista è un individuo che... No, è il complottista, è un individuo che... Ah, ecco, no, il simbolo, il simbolismo della decima mass denuncia che sono no, tutti ma no, ma siamo a questi livelli. Questo è delirio. Questo è delirio. Ma sì, senti, una cosa tu che serve dire. Tanto a loro signori. Ecco Giorgio, senti, prima di entrare nel discorso, ti vorrei, se puoi, rispondere brevemente a quell'autore, come si chiama, aspetta come si chiama, tra lì come si chiama, che ha scritto su Mazzini, parlando di Mazzini e massoneria, che adesso in questo momento non mi ricordo bene come si chiama, che comunque ti ho mandato ieri l'email, adesso ti dico il nome. Se puoi rispondergli brevemente, cioè tu a me mi hai mandato la nota, ma metto prima, io non ho indirizzo del signore qua, però se puoi rispondergli ma brevissimamente. Non importa, tanto... Ecco, tanto per ecco qua, si chiama il signore in questione che ci segue, si fa chiamare, a me non so se è un nome vero o Mark Gallotti, ecco. È quella che ti ho mandato poi il suo commento a te e niente, se lo... Scusami un secondo. Prego. Anche perché è giusto chiarire certi aspetti storici, no? Cioè andare in fondo alla questione, perché in tutte le cose ci sono propagande e poi ci sono propagande e ci sono, insomma, anche come si dice, non sono cose abbastanza non ci sono abbastanza, insomma, abbastanza, diciamo così, a volte le note documentali per rispondere, perché la verità purtroppo sono sempre nascoste e non è sempre vero quello che appare, come spesso accade. Allora, ci stiamo? Sì, va avanti, dimmi. No, allora, la prima risposta, se mi permetti, tu continui a parlare perché mi devo alzare un'altra volta. No, io ho soltanto detto, quando tu eri assente, che di certi personaggi storici, come anche di Mazzini in questo caso, ma anche di altri fatti, non si sa mai abbastanza, perché a volte la verità non è sempre quello che appare. Cos'è che è il titolo? I doveri dell'uomo di Giuseppe Mazzini. Ah, bene, niente, allora, vorrei che rispondessi alla lettera che ti ho mandato di questo Marco Gallotti. Allora, che io saluto, vorrei salutare qui a lui e anche gli altri, perché è giusto farsi un confronto, no? Bene, questo ho capito. Niente. Una tua replica. Per cioè, noi. Un confronto Mazzini, per lui. Non replica, cioè non senza polemica. No, attenzione, chiaro. No, attenzione, perché quello che a noi interessa sì. È chiuderla con questo discorso, perché è un discorso che sì, è avanti sì, da 150 certo, anni. No, bisogna chiudere, logico, si può parlare in eterno questo fatto qua. Cioè, e allora, siccome è la Chiesa, è la Chiesa che è interessata a spargere sempre informazioni erronee sul mazzinianismo e su Mazzini, erronee nel senso l'archivio Vaticano che non sia vero. L'archivio Vaticano segreto, allora, è ricco di queste cose, sappiamo. Per noi Mazzini è quello che ha scritto I doveri dell'uomo, è quello che ha scritto una serie di altre opere e che ha creato un movimento politico che era veramente alternativo a quello marxista, e sì. Questi sono punti cardine che dobbiamo dire. Quando a suo tempo fu creato il movimento operaio, questo movimento operaio avrebbe potuto avere a capo il movimento mazziniano. In realtà, per tutta una serie di traffici e di operazioni sottobanco vinsero i marxisti, e se la storia negli ultimi 100 anni è andata avanti in una certa direzione, lo è proprio perché a quel punto, nell'alternativa delle due
ideologie che avrebbero dovuto guidare il movimento operaio ha vinto il marxismo. Il marxismo era sostanzialmente all'opposto del mazzinianesimo per i principi che noi conosciamo. Queste cose sono importantissime. Chi mi viene a parlare che siccome Mazzini era in contatto con i massoni, era massone, fu nominato 33, 44, 55, a me non interessa assolutamente. Un conto è tener conto della massoneria in quanto tale, il conto è rendersi conto quali sono i movimenti in corso e in movimento che ci sono nella storia dell'umanità e vanno esaminati passo passo nella storia dell'umanità, non di questi retroscena che non significano niente. Lo capisco, è capisco chiaro, perfettamente. Così come noi parliamo ad esempio di ebrei, ma ci sono stati moltissimi ebrei che avevano aderito alla Repubblica Sociale Italiana. Ci sono stati moltissimi ebrei che sono stati ipernazionalisti italiani. Quindi su queste cose. Allora, la politica è la capacità, e questa è la grandezza di Carl Schmitt, ed è quello: quando io faccio politica devo identificare il nemico. E una volta che ho identificato il nemico, lo devo circoscrivere. Allora, i principi fondamentali della Repubblica Sociale Italiana, quelli ai quali noi facciamo riferimento, sono principi mazziniani, tant'è vero che la bandiera mazziniana è una bandiera per la Repubblica Sociale, ha preso anche il nominativo la Repubblica Sociale Italiana dei principi fondamentali mazziniani. E chi li ha pensati? Li ha pensati niente un po' di meno che Nicola Bombacci? Il quale Nicola Bombacci, vedi caso, risultava essere un marxista. Ma è Nicola Bombacci che ha l'origine di queste idee. Che significa? Che grazie anche a quello che hanno rilevato e rivelato tanti scrittori anche di recente, c'è quel bellissimo libro che tu conosci, Sangue Romagnolo, dove fa vedere come ci sia questo principio di vasi comunicanti tra quello che è stato quel crogiolo eccezionale dello Stato nascente che si è formato proprio in Romagna, tra questa congiunzione costante tra pensiero mazziniano e pensiero socialista, da cui nasce poi alla fine il socialismo nazionale di Corridoni, che non a caso era marchigiano, e di tutte quelle persone che sono state all'origine anche del movimento fiumano. E allora o si conoscono queste cose oppure è inutile perdersi del tempo. Hai risposto? Concludo. Concludo anche con un'altra cosa importantissima. Mussolini, come tu sai, ebbe rapporti molto stretti con molte donne ebree. Di cui una vicino a casa mia a Como, a Cavallasca, era Margherita Sarfatti. Margherita Sarfatti, vicino a casa mia a Como, a Cavallasca, lì a 3 chilometri da Como. Ecco, questa donna, che ebbe tra l'altro un figlio caduto durante il primo conflitto mondiale, questa donna è stata anche quella che ha lanciato la figura di Mussolini, scrivendo quel famoso libro. Ma non solo Mussolini, ha lanciato anche Prezzolini, anche altri, del futurismo italiano. Allora, diciamo una cosa. La cultura italiana del Novecento. La cultura italiana del Novecento deve tantissimo a Margherita Sarfatti, grazie al suo salotto che scoprì talenti enormi. Questo va detto e bisogna inchinarsi davanti a questo fatto. Poi, siccome Mussolini ha fondato i fasci in una località, cioè in un luogo che gli era stato dato da Teplitz, noto ebreo massone, finanziere ebreo, e massone e fondatore della Comit, della Banca Commerciale Italiana, Banca Italiana, di cui l'erede oggi Banca Intesa è la proprietaria del 66% della Banca d'Italia. Allora, siccome Mussolini ha creato il fascismo in una sede chiaramente determinata da tutte queste caratteristiche di Teplitz, allora Mussolini è massone, finanziere ebreo ed anche ebreo, va bene? Per la contraddizione che non consente. Hai risposto magnificamente al quesito, e penso che il signor Gallotti ti ringrazierà.
o quantomeno allora, basta insomma, anche la super, con il complottismo. Bene, adesso... Il punto è conoscere i retroscena, e oggi adesso parleremo dei retroscena proprio in relazione al signor Priebke. Sì. E un conto è un conto è andare a cercare il pelo nell'uovo laddove non ci deve essere, perché a quel punto lì la disinformazione è l'elemento fondamentale di questo complottismo. Il complottismo è utile per creare disinformazione, per non fare operare politicamente. La politica è cosa ben diversa da quello di andare a cercare il retroscena. Se poi dietro a una certa cosa c'è un certo retroscena, allora è bene che lo si sappia. Sì. Ma chi opera in politica deve prescindere dalla conoscenza di questi retroscena, perché noi abbiamo qui, vedi, ecco, voglio far vedere un libro, questo è un libro molto interessante. Il titolo, aspetta un attimo, lo Sheffield Med, la seduzione impalpabile. Ah, Longanesi. Insomma, sei un morfo come al solito. Questo è un romanziere, è un romanziere che ha scritto un libro molto bello, tant'è vero che è stato pubblicato a suo tempo da Longanesi, una bella edizione. Guarda, bello, rilegato, eccetera. Perché? Perché questo scrive un racconto che insinua delle idee, ecco l'importanza della lettura della cultura. Yes. Seguimi bene, attenti. Una mattina, come tante altre, un giornalista squattrinato e cinico, che pur di pagare l'affitto si è prestato a scrivere articoli sui dischi volanti, si reca in un campo di golf dove sarebbe atterrata l'ennesima astronave proveniente da altri pianeti. E così tutti finirebbe, come sempre finito, in un nuovo articolo di colore. Se non che certi fatti, alla apparenza staccati gli uni dagli altri, e soprattutto le strane visite che certi distinti gentiluomini, spacciandosi per commessi di una grossa ditta di profumi, compiono nelle case dove si aspettano di trovare Signore Sole, si ricollegano attorno al fenomeno di misteriose gravidanze. Quando un milione di donne, sposate o no, denunciano inequivocabili sintomi di prossimo parto, ormai, forse troppo tardi, nessuno può negare che l'invasione della Terra è già cominciata. Allora, che cos'è la parabola insita in questo articolo? Che tu vai a cercare per tirar fuori dei soldi, ti inventi, che ne so, storie di UFO e quant'altro, ma dietro ci stanno veramente gli UFO. È chiaro? Yes. È quello scienziato, non so se lo sono spiegato comunque, scienziato che diceva quando qualcuno irrideva il fatto che esistesse la possibilità che ci fossero gli UFO, lui ha risposto, dice, ma scusa, io preferisco uno che creda agli UFO a uno che creda agli angeli. Sì. Allora voi avete continuato a credere agli angeli per 2000 anni. Appunto. E mo volete ridere il fatto che qualcuno dice che probabilmente ci sono gli UFO. Ma l'UFO dell'angelo, questo è pacifico, ha visto certe prove. Allora cominciamo a fare il calcolo delle probabilità. Appunto. Una notissima fisica italiana, sulla quale prima o poi dovremo fare un discorsetto, perché questa in un modo o nell'altro ha avuto delle interferenze con la storia dell'Italia negli ultimi 30-40 anni, diceva di recente in una conferenza, diceva, guardate che quando, siccome parrebbe che si sta riducendo la velocità di rivoluzione terrestre, e man mano che questa velocità si riduce, perché stiamo andando verso un'inversione della rotazione del pianeta, man mano che si riduce, si riduce la fascia elettromagnetica che corrisponderebbe più o meno all'altezza dell'atmosfera. Sei parlando di Margherita Hack per caso? All'altezza dell'atmosfera? Sì.
Sì, c'è una fascia elettromagnetica. È vero, sì. Che non ci permette di vedere gli UFO. Ma man mano che si riduce questa fascia elettromagnetica provocata dalla rotazione, noi ne vedremo sempre di più. Può essere. A me sta bene, questa è una notissima fisica. Scusa, ti riferisci a Margherita Hack per caso? No, assolutamente. Ah, ho capito. No. Vabbè. No, Margherita Hack è una fisica, è stata una astrofisica classica. Sì. Io sto parlando di una fisica romana. Sì. Post-quantistica. Basta così. Un altro discorso. Basta così. Allora, veniamo a noi. L'ultima cosa di cui voglio parlare. Sì. L'ultima cosa di cui voglio parlare è questa. Tra l'altro adesso colgo l'occasione per farti vedere un altro testo. Un attimo. Allora, i discorsi segreti di Churchill. Ah, bello. Questo chissà cosa dicono i discorsi segreti. Ci sarà anche il discorso di dopo era la main. Parleremo ovviamente di questo, però su questa c'è una cosa che però voglio dire, perché a me questa cosa è molto importante. C'è una prefazione pubblicata dall'editore. L'editore, questo è un testo del 1946, però c'è una cosa che è importantissima, voglio leggere, perché a questo punto è bene che i nostri amici si rendano conto. Abbiamo perso la guerra ed era molto ragionevole che la perdessimo. In certi momenti le sorti della guerra si erano fatte per i britannici inclementi. Adele Alamein, l'asse, era arrivato in assoluto vantaggio. Mussolini, nel suo resoconto su questa battaglia, recentemente commentato dalla rivista americana Il Mondo, crede di individuare le cause della rottura del fronte e della conseguente grande avanzata alleata, soprattutto nella superiorità aerea degli angloamericani. È verissimo. È verissimo, sì. Questa affermazione, riferisce la rivista americana nel suo fascicolo del giugno 45, è confermata da dichiarazioni fatte da generali inglesi, i quali affermano che altri 400 aeroplani impiegati dai nazifascisti nella battaglia alle porte di Alessandria avrebbero impedito la vittoria degli alleati. Ma questo è vero, lo sappiamo in retroscena, mai Piero Baroni l'ha ampiamente descritto questa volta qua. Che poi la superiorità non solo aerea, anche di armate, di artiglieria, di tutto, di uomini. No, lascia stare, 400 aeroplani. I 400 aeroplani esistevano, tra parentesi, anche 4.000, ma sì, nei campi di Hitler e di Mussolini, ma non vennero inviati neppure quando il convoglio che portava combustibile e munizioni era stato affondato dai sottomarini e dai bombardieri alleati. Ma sì, sappiamo. Quanto dice sulla battaglia di El Alamein Mussolini, quanto dicono militari alleati e quanto dicono prigionieri di guerra italiani catturati in quel settore coincidono perfettamente. Allora, queste sono cose importantissime. Tu hai perso la guerra per non mandare 400 aerei, va bene? Allora, momento. Questi sono i veri retroscena. Ma è vero, momento, questi è verissimo. Sono i veri retroscena, capito? Certo, bisogna aggiungere, non sono stati volutamente mandati. Questo per la chiarezza. È un'altra cosa. Allora, a proposito di Dobbiamo dedurre come ha scritto il grande giornalista storico Franco Bandini, sì, in quel suo importantissimo libro Tecnica della sconfitta, in quel importantissimo libro Tecnico della sconfitta, dove dice che la tecnica della sconfitta, abbiamo voluto essere sconfitti, punto e basta. Il titolo è ironico, si può dire. Devo dire una cosa, è naturale. A proposito di Alamein, sai che poi hanno gasato la figura di Montgomery. E allora, lo scrittore americano, il romanziere Ernest Hemingway, che durante la guerra era un agente dell'OSS americano, cioè quello che poi si fu chiamato CIA, lo chiamava a Montgomery Mr. 15 against one, cioè signor 15 contro 1. Esattamente. Basta, detto questo. Esattamente. Esattamente. Allora, questi sono i veri retroscena che dovrebbero servire per soprattutto i giovani per cominciare a fare una politica seria, cosa che non è stata fatta in Italia. Ma no, c'è qualcuno che si lamenta
se in Italia le politiche non sono serie, prendesse esempio dalla poca serietà con cui è stato affrontato il secondo conflitto mondiale, va bene? Ma queste sono le cose che dobbiamo dire noi. No, ma infatti lì sono cominciati i guai di questo paese, perché è stato ridotto a una larva di paese senza sovranità, con le conseguenze sotto gli occhi di tutti, anche di coloro che ancora negano certe cose nonostante le evidenze. Ecco, questo è chiaro. Allora. Chiaro. Allora veniamo all'ultima cosa che è molto importante. Certo. Sull'argomento Pripke. Al momento io mi limito a dire solo alcune poche cose. Yes. E che riguardano la mia molteplice esperienza di vita che, avendo fatto molte attività, soprattutto in campo sociale e politico, sì, mi sono trovato di fronte a delle strane coincidenze. Le coincidenze nella vita avvengono sempre, io ho avuto queste strane coincidenze. Mm. Mi sono trovato a un certo punto ad essere eletto consigliere della 20ª circoscrizione di Roma, una circoscrizione di circa 200.000 abitanti, oggi il 15° municipio. Mm. La prima cosa che mi interessava, dunque, questo municipio ha un territorio grande un paio di volte il comune di Milano e contiene, come dicevo, circa 200-250 mila abitanti. All'epoca io ero molto interessato a conoscere il retroscena della strage della Storta. La località La Storta è una località che si trova sulla via Cassia. Ah, ho capito. E ovviamente fa parte del 15° municipio, all'epoca 20ª circoscrizione. Sì. In questa località sono stati assassinati 15 persone. Tra queste 15 persone c'era un personaggio estremamente importante, sì, che si chiamava Bruno Buozzi. Esatto. Esatto. Il quale Bruno Buozzi era un personaggio importantissimo, vecchio amico di Mussolini, e il quale la storia è piuttosto complicata, adesso ne diremo i punti salienti, perché sì, sì, sennò gli amici non lo capiscono, soprattutto i giovani che non conoscono la storia. Nel 1943, dopo al 25 luglio, abbiamo la caduta del governo fascista. Mm. Mussolini viene incappucciato e portato in giro per le isole fino a che non lo portano al Gran Sasso. Sì. Nasce il governo Badoglio e rientrano e ritornano in auge gli esponenti dei vecchi partiti. Tra queste persone che ritornano in auge c'è anche il sindacalista socialista Bruno Buozzi. Cosa succede? Succede che dopo l'8 settembre, chi è scappato l'8 settembre? C'è scappato una ristretta banda di delinquenti che era la cricca militare che seguiva il re. Gli altri non sapevano niente, anzi calcolo che buona parte di generali, di ufficiali superiori erano stati tenuti completamente all'oscuro della questione. Anzi, diciamo di più, che siccome io sono perfettamente convinto, come ho avuto anche le prove, ho parlato con le persone che mi hanno detto che era così, in una sede idonea, perché qui il discorso è piuttosto lungo, dovrei chiedere un paio d'ore. Possiamo prendere di tempo. Allora, ma le cose più importanti sono queste qui. Certo. Non lo sapevano, tant'è vero che poi il giorno in cui il re è scappato, cioè il re è scappato il 9, Kesselring ha aspettato il 9 per entrare a Roma, e l'8, mentre il re scappava, Kesselring aveva invitato a cena molti generali italiani nella sua quartiere generale a Frascati. Quindi queste stanno le cose. Esatto. Allora, la maggior parte degli esponenti dei partiti politici era rimasta a Roma. Ecco un aspetto che pochissimi conoscono. Buona parte di questi sono stati nascosti, chi nei conventi, chi travestito da suora, chi travestito da frate, chi travestito da altre cose, no?
ma erano tutti qua. Quando c'è stata Roma città aperta, cioè cosa significava? Significava che c'erano i tedeschi, pochissimi. C'era la Repubblica Sociale Italiana, la Repubblica Sociale Italiana fu fondata, ricordiamoci, il 15 settembre, nella sala azzurra di un albergo di Castrocaro, dove in quei momenti lì c'ero anch'io. Sì, mi ci avevano portato per fare una cura bromosalsoiodica e ricordo ancora il sapore di uova marce, di quella cosa che per la tonsilla, per la vita. Chi è stato nel tempo, lo sa. Le mie le coincidenze della mia vita, era lì in quel momento, io ho capito. Hai capito? Allora, ma ero lì e basta. Allora torniamo a noi. Allora, cioè, quindi Roma città aperta, lo statuto di città aperta significava che questi trafficavano, comandavano, ma fino a un certo punto. In quest'ambito Bruno Buozzi si era nascosto sotto altro nome. Bruno Buozzi a quel punto venne nel congresso di Bari della CGIL, che era un partito, che era un sindacato unitario, venne eletto segretario nazionale della CGIL, socialista. Questa cosa disturbava molto i piani del Partito Comunista, che voleva impossessarsi del sindacalismo CGIellino, tant'è vero che a tutt'oggi la CGIL è un'organizzazione del PC e del PD. Cosa succede? Succede che Buozzi viene tradito. Buozzi avrebbe dovuto andare anche lui al sud ed era tutto organizzato per portarlo al sud. Se non che poco prima che lui partisse, che si doveva mettere in contatto tramite gli americani con un MAS che avrebbe dovuto venirlo a prendere, viene tradito sicuramente da elementi del Partito Comunista e viene imprigionato dai nazisti a Via Tasso. Diciamo dei tedeschi. Nella famigerata Via Tasso. Non usiamo il termine nazista, diciamo dei tedeschi. E dai, vabbè, lo stesso. No, non è lo stesso. No, chi se ne... No, vabbè. No, beh, devo essere corretti. La famigerata Via Tasso. Sì. Allora, ma che cosa è successo? Io voglio leggerlo dal libro Storia della guerra civile italiana di Giorgio Pisanò. Ce l'ho. E Pisanò era documentatissimo su questo fatto. Leggo un brano, poi certo, altri. Leggi. Ebbene, tutto ciò è falso. Falso che Buozzi avesse voluto un'unità sindacale. Falso che Buozzi abbia accompagnato Lizzadri all'automobile che lo conduceva all'imbarco. L'unica verità è che il capo della CGIL venne trovato assassinato la sera del 3 giugno 1944 in località La Storta. Poco fuori Roma, quello stesso giorno, Di Vittorio per il PC, Emilio Canevari per i socialisti e Grandi per la DC firmarono il patto sindacale di unità tra le tre correnti politiche. Appunto. E da lì nacque la triplice famosa, Bruno, tra virgolette, Buozzi, famosa, nefasta direi. Bruno Buozzi avrebbe dovuto essere preso da un MAS americano, il quale quella sera, ecco, lo leggo che è ancora più interessante. Quella sera, infatti, tutto procedette senza incidenti. Col favore delle tenebre, un MAS si avvicinò alla costa. Ne discesero due ufficiali americani. Ad attenderli erano il Giglio, in divisa di ufficiale della polizia fascista, e un signore anziano. Un breve scambio di parole d'ordine e l'anziano signore si imbarcò sul MAS. Poche ore dopo sbarcava a Bastia. Di lì un aereo lo condusse a Napoli. Dalla città partenopea l'anziano signore venne condotto al Palazzo Reale di Caserta, dove si era insediato il Consiglio Alleato di Controllo.
E allora si ebbe il colpo di scena. Quando infatti il colonnello Lane si vide di fronte l'anziano signore, allibì. «Ma lei non è Buozzi?» gli disse. «No», rispose l'altro, «io sono Oreste di Zadri. Buozzi ha preferito restare a Roma e ha mandato me». Buozzi in realtà era stato carcerato. All'approssimarsi degli americani a Roma, il 3 di giugno 1944 esce un camion, dall'ultimo camion gli altri vengono lasciati in libertà dalle carceri di via, della famigerata via Tasso. Questo camion, c'erano le persone, che i familiari che sapevano che sarebbero partiti, che Buozzi sarebbe partito attraverso qualcosa, e Buozzi tranquillizzò i familiari dicendo: state tranquilli, non mi succederà assolutamente nulla. Perché? Perché Buozzi sapeva perfettamente che lui era sotto la protezione di Mussolini, perché Mussolini, per il tramite di Nicola Bombacci, era interessato ad avere Buozzi con lui per creare le leggi sulla socializzazione. Chiaro? Chiarissimo. A un certo punto questo autobus, adducendo disturbi al motore, si ferma in località, vicino alla località La Storta, in un luogo dove io ho più di una volta fatto delle interviste, i nostri amici la possono trovare tranquillamente, l'abbiamo fatta un anno e mezzo fa assieme a Giuseppe Turrisi, nel luogo dove questi furono assassinati. Vennero tenuti lì la sera, la mattina dopo uno per uno vennero tirati fuori e assassinati. Dopodiché il camion ripartì tranquillamente, quindi non è vero che avesse dei guasti al motore. Proprio grazie a tutta una serie di questioni che sollevai io, proprio quando cominciai a interessarmi della cosa, perché ebbi l'opportunità attraverso un importantissimo avvocato di piantare delle grane, e venne fuori che questi qui furono uccisi con un colpo alla nuca da uno in divisa da ufficiale, così come hanno ricordato alcuni bambini che nella prima mattina, di nascosto dall'alto di una collinetta lì vicino, vedevano tutto quello che era successo. C'erano alcune SS italiane che erano state sentite dire anche proprio da questi bambini, che stavano cercando in qualche modo per liberare questi qui, ma non ci sono riusciti. Scovammo all'epoca un testimone ex SS italiana che viveva in Sicilia, ma questo ovviamente non volle uscire fuori, e ci aveva perfettamente ragione, sarebbe stato triturato dal sistema giudiziario italiano. Infatti, in ogni caso, che noi volevamo sapere esattamente cosa fosse successo, e per 7 volte facemmo un ricorso al Tribunale Militare Italiano, ma questo ricorso fu respinto per ben 7 volte da Antonino Intelisano, procuratore generale militare italiano, che era un uomo del Partito Comunista Italiano. Infatti, ma ecco perché ha respinto. Insomma, sei proprio capitato, meglio, siete capitati nella bocca del leone rosso in questo caso. Ma vedi caso delle coincidenze, proprio mentre io mi interessavo a queste cose scoppiò fuori il caso Priebke. Il caso del colonnello Haas. Il quale colonnello Haas? Maggiore forse, no? Mi sembra. Maggiore. Dopo il colonnello, maggiore che fosse. Maggiore, vabbè, sì. Risultava anche lui coinvolto nei servizi segreti italiani. Dico anche lui. Questo Haas ebbe vita facilissima, perché non solo operava come caratterista oppure come comparsa
quando si facevano i film sulla guerra, perché lui si vestiva da ufficiale della SS, ma risultava anche che commerciasse i film, lui vendeva i film italiani, quindi era uno che aveva libero accesso dappertutto, insomma, dove doveva andare faceva. Ma guarda un po'. Questo As uscì fuori all'epoca e accusò apertamente Pribiche di essere stato quello che aveva assassinato Bruno Buozzi. Ma vedi, dico io, le coincidenze della mia vita, io mi vado a interessare proprio di queste cose nel momento in cui escono fuori quelle altre. Beh, importantissimo queste cose qui. Poi cosa successe? As, in un tentativo di fuga, dicono, cadde dalla finestra dell'albergo dove alloggiava. Così dicono. Ma disgraziatamente per i lanciatori, chiamiamoli lanciatori, è caduto, ma si è rotto solo le gambe, non è morto, si è rotto solo le gambe, capito? As. È morto due o tre anni fa. Sì, lo so. E io quando sentì quella storia del lancio alla finestra, guarda, dei dubbi che non ti dico. Esatto, eccezionale. Dice, voleva scappare. Appunto, guarda un po'. Vabbè. Allora io ti ho raccontato questi aspetti marginali perché sono molto più importanti, molto più interessanti. Certo, come no? Perché sottolineano di certe particolari interconnessioni che hanno fatto parte e continueranno a far parte della storia italiana. Per cui mi permetti di non credere a nulla di quello che sta avvenendo attorno alla questione di Pribiche. Va bene? Ecco. È chiaro? È chiarissimo. Questo è tutto, compreso il fatto che poi il soggetto fu costretto a rinunciare nelle sue iniziative giudiziarie, perché poi alla fine ebbi la visita di due carabinieri, i quali mi dissero, dice, ma scusi, lei che si interessa tanto del destino di Bruno Buozzi, ma lei è un parente. Dico, no, però siccome sono rappresentante del popolo che abita da queste zone, sono tenuto a sapere cosa succede in questa zona, come esatto, minimo, no? è giusto. Poiché però la figlia di Bruno Buozzi, che si era unita a me in questa ricerca, no? Della responsabilità e del perché del percone fosse morto Bruno Buozzi, e poi ti ricordo, adesso mi è venuta in mente un'altra cosa, di Bruno Buozzi e dei martiri della storta non se ne parlava mai, ma un certo giorno un certo Bettino Craxi si ricordò in un particolare momento della storia italiana, sì. Si ricordò che c'era quel morto ingombrante. Ma guarda un po'. E per primo fece una grande manifestazione per Bruno Buozzi proprio alla storta. Ecco, ma di quando si ricordò Bettino Craxi? Quando? Che periodo? Ti ricordi? Quando Bettino Craxi tagliò netto col Partito Comunista. Ah, ecco. Infatti. Quindi il simbolo storico del taglio e della linea politica che avrebbe poi scelto Craxi col craxismo, esatto, è dato appunto a questo ricordo molto postumo di un socialista, di un grande socialista che avrebbe dovuto collaborare con Mussolini alla stesura delle leggi sulla socializzazione. Infatti. Sia lui, Bombacci, Nicolino Bombacci, morti e assassinati. Guarda caso. Da mani chi? Sappiamo che Nicolino Bombacci è stato assassinato ad Ongo, e io sono convintissimo che i partigiani che sono partiti dall'Oltrepò Pavese per fare quell'operazione, perché nessun altro l'avrebbe fatta, erano stati incaricati sicuramente da loro signori chiudere la bocca, e lo ripeto per l'ennesima volta, a Nicolino Bombacci. Poi l'hanno tirato fuori la scusa. Ti spiego, se fosse sopravvissuto uno solo, diciamo, di quella Repubblica, sarebbe stato un pericolo. Ti dico una cosa, la cosa che mi meraviglia in questo momento, io sto pensando all'unico sopravvissuto a quella fucilazione, che è il mio conterraneo Domenico Pellegrini Giampietro, che si è salvato. Esattamente. Però è andato subito. No, si è salvato anche Tarchi. Sì, ma dico dopo, loro. Si è salvato Tarchi ed altri che non avevano... Sì.
non lei aveva, ah, si è salvato anche Graziani. Graziani non è andato con quel gruppo. Sì, sì, lo so, ma Graziani è stata coincidenza. È importantissimo questa cosa. Sì, è importantissimo, bene i nostri amici lo sappiano. Certo. Graziani fu salvato da Pertini perché Graziani avrebbe dovuto firmare il trattato di Resa e l'ordine di depositare le armi anche per il governo della Repubblica Sociale Italiana, essendo lui, oltre a essere il generale e il comandante in capo delle forze armate, era anche il ministro della difesa, capito? Allora, fu quella firma che decretò la fine di migliaia di fascisti, i quali depositarono le armi e furono conseguentemente assassinati dai cosiddetti partigiani. E quello fu un errore gravissimo, perché sennò mi ricordo che lo disse in tempi non sospetti questo fatto, e quello fu l'ingenuità che purtroppo fu pagata a carissimo prezzo. Ma l'ingenuità di quelli che credevano, siccome obbedivano agli ordini, consegnavano le armi, ma tu invece le devi consegnare, lo sai con chi hai a che fare, scusa. Appunto, gli inglesi mica scherzano, gli inglesi non scherzano. Leggeremo poi quello che hanno fatto gli inglesi con i russi che si erano arresi tutti agli inglesi, dettagliatamente quello che hanno fatto gli inglesi, hanno consegnato tutti quanti. Sì, sappiamo. Purtroppo c'è un libro su questo anche. Non solo ai russi, ma anche ai titini. Sì, esatto. A proposito degli ebrei nazionalisti, vorrei ricordare a chi ci ascolta un bellissimo libro edito dalla Edizione Mursia. Il titolo è I soldati ebrei di Mussolini, molto bello. Esattamente. E dico di leggerlo perché lì si capisce tantissime cose. Sono dei fatti che fanno. Esattamente. E parliamo di ebrei che aderirono alla Repubblica Italiana, che erano circa 3.000, non era uno solo. Quindi, un conto è essere ebrei, un conto è essere sionisti, un conto è essere questa marmaglia qua che dipende dalle linee politiche e geopolitiche di Israele. Sono cose completamente diverse. Certamente. Bene, Giorgio, per essere fermo qui. Io penso di aver detto un po' certo, tutto su questa storia. Ho ricordato. Dimmi. No, dico, dovremmo farne un'altra puntata per approfondire proprio questi fatti di quel periodo, che sono fatti chiave della nostra storia, della condizione in cui ci troviamo. E quindi dovremmo. Esattamente. Io ho ancora cosa da dire, ma la diremo poi la prossima volta, perché adesso il tempo a nostra disposizione è ormai scaduto. Mi limito ad invitare i miei amici, i nostri amici, ad andare a cercare su Accademia della Libertà di circa 2 anni fa i video che abbiamo fatto nella località in cui furono assassinati i 15 che avrebbero dovuto andare a Milano. Bene, questa è una bella cosa. Poi ci sono anche degli altri retroscena di cui io sono venuto a conoscenza e ti dirò di più, casualmente, e questi sono i fatti delle coincidenze della mia vita, casualmente, perché molto casualmente, perché io mi ricai da un certo avvocato che mi fu consigliato da un amico e vidi poi che quell'avvocato era anche in stretto contatto con ambienti ad altissimo livello politico italiano, ad altissimo, massimo livello politico, che erano molto interessati a sapere quali fosse le vere ragioni, quali fossero state le vere ragioni della morte di Bruno Buozzi, così a questo punto ho detto tutto. Bene, grazie, è una cosa da approfondire, ti ringrazio. Intanto ti saluto, raccomandandoti di non curarti troppo, non fare troppo uso di quella cura lì. Ecco, perché dopo rimani. Ma scasso cielo, lo lascio libero. Il cordone merita la libertà, hai capito? Lascialo andare. Sempre. Come sanno bene i francescani. Perché loro lo sanno, i francescani. No, i francescani tengono il cordone lì, che è un simbolo. Altro che simboli massonici. Quello è un simbolo autentico. Il simbolo massonico, la compagna. Vabbè, senti. Ti saluto con questa battuta, ci vuole un po' di spirito. Ti saluto, un abbraccio e alla prossima. Ciao carissimo. Sì.